Che tenta di deviare, alla meglio Calvao. Con un sonoro 4-1 al Grasshoppers, nel maggio 1993, il Lugano conquista per la terza volta la Coppa Svizzera. L'uomo del destino è Nestor Subiat, autore di due gol. Nella successiva Coppa delle Coppe, il Lugano passerà il primo turno per poi cedere il passo al Real Madrid. Esultano pure i nostri Tiziano Colotti e Sergio Ostinelli. Deciso per Kötzle, apertura lunghissima a cercare lo scatto di Elber. E la palla va in rete, la palla va in rete. È stato bravissimo Elber ad anticipare l'uscita di Walker. Permessa di Colombo, è un cross, a palla in aria e rete di Subiat, l'uomo del destino. Subiat, ancora sempre Subiat. C'è solo un grido, Lugano, Lugano. Ecco in avanti ancora i bianconeri, il tocco di Silvestra per Fornera, avanza Fornera, tenta anche egli la via del gol, ed è gol! Pila con un sinistro imparabile, tagliato! Soddisfazione grandissima per Fornera, siamo lieti per lui! Ecco l'abbraccio affettuoso, commosso del presidente della società bianconera, il suo capitano, c'è anche il presidente Manzoni, l'architetto Giudici, sindaco della città di Lugano. Dunque la terza coppa. È il momento del trionfo. Lugano.